Bella ragazzi e bentornati sul mio canale, siamo qui oggi con questo nuovo video. Oggi ragazzi, Samp-Juve, super partita, anticipo perché noi giochiamo la finale di Supercoppa con la Lazio domenica, quindi ragazzi, domenica super connessi, anche perché super finale con la Lazio. Ma soprattutto domani, 24 ore sul canale, non mancate ragazzi, 14:08, ma oggi pensiamo a vincere contro la Samp, anche perché se vinciamo andiamo a più 3 sull'Inter, anche se ovviamente deve ancora giocare, però regà, pensiamo a vincere. Ovviamente con me c'è Rilazza Ciao raga. Pallone e forza Juve. per Alessandro. Per Aventura per Di Pala che è completamente solo. Prova il tono Di Pala. Madò che gol! Madò che gol! Di Pala! Oddio che gol che ha fatto! Chiuderà il Fanta Di Pala. No, ce l'ho contro. Vabbè. Però che gol ha fatto, ragazzi! Che golasso! 1-0, dai, dai, ragazzi, dai! Vabbè. Dybala. No, che cazzo fa Alessandro? Vai, ma perché? Perché perdi palla lì, Alessandro? Perché? Ci abbiamo regalato un gol praticamente. Regalato sto gol. Cioè, stavamo dominando, stavamo facendo tutto noi. Alessandro perde palla lì, gol dalla Samp. Vabbè, regalato sto gol, regà, regalato. Stavamo dominando, stavamo tenendo palla, stavamo controllando il gioco. E ha fatto proprio una papera in difesa, Alessandro. Non puoi perdere palla lì, non puoi. Non puoi perdere palla, gli ha proprio regalato sto gol. Cazzo vai in dribbling in difesa, ma passa sta palla. Però tanti le partite si vincono sugli errori, diceva il mio mister. E quindi, tac. Vabbè, 1-1, raga. Immeritato, ma 1-1, anche se abbiamo fatto solo un tiro, però stavamo comunque dominando il gioco, raga. Ma no, che sfiga di merda! In due non sono arrivati. Che sfiga di merda, che palla che ha messo Ronaldo! Pazzesco, raga. Dai, mettila bene. Bella! Sì! Ma come l'ha messa? Ma quanto è saltato! Ma che gol ha fatto? 3 metri è saltato, raga. No, raga, è pazzesco sto gol. Da prenderla in cena, da Ma che prenderla. golasso! E poi l'ha messa sotto l'incrocio, imparabile. Quello secondo me pensava che non ci arrivava, sicuro. Arrivasse, sì. Arrivasse, arrivava. Non ci è arrivato. Cristiano! Ah, ce l'hai dal Fantasy. Alessandro anche? Che gol ha fatto, raga? Cioè, lo stiamo rivedendo. Quattro È cinque saltato più alto di me. Cioè, proprio complessivamente, Merry sopra. Minchia. Cioè, è pazzesco, raga. E finisce qua il primo tempo, ragazzi. 2-1 per la Juve. Direi un primo tempo quasi perfetto. Peccato per quegli due erroretti, diciamo, del fallo di Demiral. Poi la papera, secondo me, difensiva di Alessandro, che ha regalato un gol, secondo me. Perché andare in dribbling, in difesa e tornare indietro centralmente, raga, è un errore grave, secondo me. Però vabbè, finisce 2-1. Meritato, secondo me, anche se stiamo giocando veramente bene, però pochi tiri, possesso palla praticamente dominato, Juve ha dominato su tutto il campo, però pochi tiri. Vabbè, vediamo nel secondo tempo se giochiamo come nel primo, possesso palla, manetta e pochi tiri, e vediamo se dominiamo pure il secondo tempo. Secondo tempo, dai, si riparte. Dai ragazzi, forza, facciamo come il primo tempo, però voglio più tiri. Bello! Meri da solo! Se l'è divorato, ragazzi. Era da solo, era. Dietro c'era Ronaldo. Madonna mia, Madonna, quanto abbiamo rischiato, ragazzi. Meno male che non l'ha presa. No! L'ho vista dentro stavolta. Nel finale Ronaldo vicino al gol, ragazzi. Per poco. È finita, ragazzi. 2-1 Juve. Direi che secondo tempo è stato un po' così così. È stato più che altro gestito. Diciamola così. Dominato primo tempo, secondo tempo gestito il vantaggio. Potevamo fare qualcosina di più. Abbiamo sferrato il 3-1 su quell'azione lì di Matuidi, che secondo me lì, ragazzi, doveva segnare. Poi dietro aveva Ronaldo, quindi se non avesse segnato Matuidi c'era subito Ronaldo. Difatti ha sbagliato Matuidi, la palla uscita ed è finita così. Anche perché non ci sono state altre occasioni, almeno non mi pare. No, il secondo tempo troppo, La cioè. Samp ci ha provato, ma non ha fatto nulla alla fine. Quindi 3, cioè 2-1 Juve finisce così. Adesso vediamo un po' domenica, finale di Supercoppa italiana contro la Lazio, ragazzi, partita
Boh, non lo so come me l'aspetterò, cioè non lo so, sono sincero, visto che settimana scorsa, anzi, sì, una settimana fa abbiamo perso con la Lazio. Vediamo. Domenica 17:45 mi pare, finale Supercoppa Italiana in Arabia. Quindi ragazzi, finisce così questa partita, 2-1. Vediamo un po' cosa farà poi l'Inter sabato contro il Genoa. Speriamo ovviamente nel Genoa anche un pareggio, ci sta, cioè alla fine ne siamo avanti adesso. E nulla, da Tatino ieri è tutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi, forza Juve.